Salve a tutti ragazzi! Non è un segreto che sono un grande patito di supereroi come Marvel, DC, ne ho stampati tanti di elmi in questi anni, ma uno che mi mancava e che ho sempre desiderato voler stampare era Spider-Man. Tempo fa avevo comprato questa su un sito cinese per far divertire mio figlio, ma insomma, come potete vedere da soli, è abbastanza pessima come cosa. Quindi ho deciso di stamparmi un file nuovo e grazie a Yosh Studio sono riuscito a stampare quello che secondo me è uno degli elmi di Spider-Man migliore. Questo file è Spider-Man e Venom insieme in onore del nuovo videogioco di Spider-Man 2 che uscirà a breve sulla PlayStation. E questo file di Yosh Studio è veramente fantastico. Esce in due versioni, con la versione con Venom o la versione senza la parte nera in cui ci puoi attaccare la parte dietro di maschera di Spider-Man. Ed è stato stampato con la FL-San V400 e con il PLA della ISAN rosso, nero e bianco. Non è stato fatto ancora nessun tipo di post-produzione, questa è la stampa RAW. L'unica cosa che ho fatto è stato spragliare leggermente di nero lucido la parte posteriore perché i supporti si erano attaccati un po' tanto e si erano leggermente rovinati, quindi solo per nascondere i graffi dei supporti. Per il resto è semplicemente stampato e collegato con magneti. Questo file fa parte del Patreon di Yosh Studio e se cercate un Patreon dove trovare tanti file diversi ogni mese che spaziano tra armi, elmi del mondo della Marvel, della DC, Transformers, Star Wars e anche fan art, sicuramente questo è uno dei Patreon che fa per voi. Il PLA matte nero della ISAN è perfetto per questo tipo di stampe, perché riesce a nascondere i layer in maniera perfetta, soprattutto dove non vuoi andare a fare nessun tipo di post-produzione. E la FL-San V400 mi riesce a stampare questo filamento a velocità incredibili, nonostante qualche piccolo incidente di supporti che sono crollati, ma poi per fortuna si sono ripresi da soli, la stampa è venuta perfetta. Per il rosso invece ho utilizzato il Risan PLA della Fire Engine. E devo dire che è un rosso che si sposa perfettamente per questo tipo di progetti. È un ottimo rosso acceso, perfetto per Spider-Man. E nonostante un piccolo incidente di percorso nella parte posteriore in cui il supporto è caduto, sono stato abbastanza fortunato perché si è ripreso da solo e la stampa non ha subito nessun tipo di problemi. Gli occhi invece li ho stampati con la Bambo per fare prima, visto che la FL-San era occupata, e ho utilizzato sempre un PLA classico della ISAN bianco, che è l'ideale per fare questo tipo di mesh degli occhi. Una volta finito di stampare tutta la parte nera, ho applicato una base leggera di nero lucido, appunto per rimuovere quelle piccole imperfezioni dovute a dei supporti che si erano attaccati un po' troppo forti sulla parte posteriore dell'elmo, anche perché l'elmo alla fine dovrebbe essere più lucido secondo me, e quindi ho deciso che un nero lucido come base sarebbe stata la scelta migliore per poi applicare uno strato di resina epossidiaca bianca per dargli un effetto un po' più viscoso. Una volta stampati tutti quanti i pezzi, ho applicato un po' di colla a caldo per agganciare i magneti. Molte persone preferiscono utilizzare la colla cianacrilica, ma io mi trovo molto meglio con la colla a caldo perché spesso e volentieri faccio degli errori quando attacco i magneti e li metto nelle posizioni invertite e quindi invece di attirarsi si respingono. In questo caso basta scaldare con un phon la parte dove ho messo la colla per poterlo rimuovere semplicemente. Una volta finiti di montare tutti quanti i magneti, il risultato è veramente spettacolare. Come vedete, l'elmo ha due versioni, una versione tutta quanta rossa. Ho una versione in cui si può mettere la calotta di Venom posteriore e frontale per fare appunto l'effetto del simbionte che ingloba il povero Peter Parker. E questo qui è il risultato finale. Il nostro elmo. Ok, come vedete manca ancora la parte bianca da finire di pitturare, ma questa la farò successivamente insieme alle linee nere qui sulla maschera di Spider-Man.
Se vi è piaciuto il video, mi raccomando, mettete un bel pollice, iscrivetevi al canale, cercherò di portare più video corti con piccoli tutorial come questi sulle mie prossime stampe, se vi può piacere il nuovo format. E niente, iscrivetevi al canale, grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.